Ma ciao bellissimi, qui è il vostro Grax, siamo tornati finalmente sul secondo account di Clash Royale, Grax CS, over 3000 coppe nella mia arena preferita, con la possibilità di potenziare la mia carta preferita a livello 9, quindi 9000 like, iscrivetevi e campanella gratis per altri contenuti sul secondo account, codice Grax alla fine dello shop, scadono le volte ogni 7 giorni, controllate, inseritelo prima di effettuare acquisti e vi ricordo che questa domenica Grax sarà a Terni alle 16.30, no 16.15, alla biblioteca domenica 16, non mancate, per chi può ovviamente partecipare. Detto ciò, posso fare delle girate? Vai, girata, la facciamo subito perché sennò me la dimentico. Classico di ogni video. Carino lo sfondo, campo da tiro che potrei anche modificare perché c'ho quello col moschettiere. Ti devo dire, posso mettere esattamente questo, dai, un po' più carino col moschettiere, ci sta. Per quanto riguarda lo shop, sto a 14.600, sto a fare la sfida rottissima, lasciate perdere, però faccio 1000 punti giornalieri. Ne farmerò tanti prima di andare a prendere poi le ricompense che ci servono per provare a prendere la Queen. Rimanete sintonizzati, sfateremo quel mito, poi dopo spenderò tutto e potenzierò il deck. Al momento accontentiamoci della roba del pass che possa andare a ritirare. Magari se ci esce fuori qualche altro upgrade lo facciamo. In realtà non shoppando il pass ho sbloccato la fornace. Grax può a malapena prendere i gettoni che sono comodi e qualche bauletto che sicuramente non ci darà quello che ci serve. Come vi dico sempre, il negozio stagionale è stato fatto male, ma per quanto riguarda la scelta delle carte del nostro deck sicuramente è positivo, perché sì, ho preso gli zappini, ma il resto è tutta roba che non utilizziamo. E lo zappino ce l'ho pure basso. Non ti dà mai le carte che devi potenziare, quello è ovvio. Sono scriptati pure i bauli. Per rispondere a tutti quelli che sbloccavano i bauli, solo i 4 bauli eccetera, è quel momento. 4000 monete, domatore livello 9. Lo testiamo insieme. Che feels, mamma mia. Il vecchio domatore dei Grax, da utilizzare per la primissima volta nel Monte Cinghiale. Come ci metterà gli avversari? 3066. Vi ricordo che questa serie è fatta apposta per farvi vedere come si arriva velocemente a 5000 coppe senza spendere un soldo. Io non ci ho messo neanche un centesimo, solo la mia conoscenza che cerco di condividere con voi con questi semplicissimi video. Nulla di più, nulla di meno. Potete replicare anche voi, magari facendo proprio questo deck qua, che è un deck completo da 4 carte rare e 4 carte comuni che potete trovare tutti, farmare tutti, a maggior ragione con il negozio stagionale. Easy peasy, la prima partita è fatta, dai che voglio le 5000 coppe con il domatore, molto molto easy. Vai con la Valchiria, lui è livello 10, credo sia bot, poi magari dopo lo andiamo a controllare. Per quanto riguarda invece i prossimi upgrade, secondo me il cannone da fare assolutamente insieme alla zap per quanto riguarda le carte comuni. E poi ci metterei il moschettiere che volevo fare prima del domatore, però grazie alle carte che mi ha dato ho fatto il domatore e let's go. Posso pure prendere, mi sa, le ricompense dell'arena, dopo ci vado a guardare. Ovviamente facendo le tre corone prendiamo 6 corone, le tre corone, le tre torri, prendiamo le 6 torri con le tre in piedi e di conseguenza sblocchiamo altre soglie del pass, quindi è fondamentale farmare tutte le corone possibili. Si scala abbastanza bene con livelli 8 e livelli 9. Non è assolutamente impossibile. Anzi, senza il negozio stagionale, come ho detto pure nel video precedente, avrei faticato molto ma molto di più a scalare, proprio per il discorso dei livelli. Doppio moschettiere, piacerebbe una bella zappettina che se me entra, una bella torre a 1000. I bot non la lasciano mai, non surrendano mai. Questo è palese bot, raga. Ma mo ve lo faccio vedere, voi non vi dovete preoccupare. Livello 10, 3 livelli più di me. Più livellate le carte, più l'avversario avrà le carte potenziate. Cioè, fatta apposta, Clash Royale, lo difende totalmente a caso. Let's go con lo zappino, let's go con la fireball. Ci siamo. Secondo voi è bot? Lo scopriamo insieme. Intanto, per quanto riguarda il pass, so 6 corone più baule d'oro e si gode. Devo prendere pure la maestria. Infatti mi sembra che la roba che avevo preso per quanto riguarda il domatore fosse proprio la maestria. Qui ci va a dare, dimmi le carte, ti prego, dimmi le carte, 200 carte. E vi faccio pure la zappetta a livello 9 e il deck comincia a prendere forma. È tutto gratis sto deck, ci piace. Questo per screditare tutti quelli che dicono che pay to win. È
pay to skip. Qua non ci interessa niente. Tra l'altro ho la fobia perché tra 300 coppe, belli miei, arriveranno i gran cavalieri e lì saranno dolori. Bauletto argentato, niente de che di qua. Ok, andiamo a vedere se devo prendere qualcosa. Sì, cerbottaniere, sicuramente il cerbi. Posso prendere l'oro, sempre comodo. Prendiamo la veleno, la sblocchiamo, non ti sbagli. Gemme per il restart. Baulozzo, gigante sordide. Prego, dammi la roba che mi manca. Non te dà mai niente di quello che ti serve. Barbari scelti piuttosto che sgherri, li prendiamo. E prossima partita vinta. Altro baule. Quello è cangiante però. Con le zappatine che potrebbe essere comodo. Ho sbloccato un'altra soglia. Non è quello che ci serve. Dobbiamo fare altre due partite. Almeno da 4-5 coppe. Next partita con la zappa 9. Poi giocando sempre lo stesso deck, prendiamo pure i punti per la maestria. Ci danno le carte. E l'oro in eccesso. Dobbiamo vedere se era bot. Lo vediamo dopo. L'oro in eccesso lo utilizziamo per potenziare le carte che ci danno esperienza. Carte strategiche, quindi satellite per il nostro deck che possono funzionare. E a quel punto non abbiamo problemi per quanto riguarda la scalata delle varie arene. Arcierini, ma sono stati nerfati, non sono più quelli di un tempo. Con la zappa al 9 posso one-shottare i goblinini con le lame del livello 8. Il moschettiere va a pulire con lo zappino. Non abbiamo nessun... Ah, perché all'8 questo non è un bot, raga. Calmi, perché questo non è un bot. Sarà una brutta partita. Gli arcieri per fortuna non sono quelli che te spingono via e fanno un disastro dei danni. Il moschettiere all'8 non è sicuramente positivo. Però quello lo zappiamo, quello lo togliamo senza prendere danni. 1v1 col draghetto. Giusto. Il Grax non ha preso ingenti danni. Noi lo pressiamo. Così se va. Ha tirato le frecce. Va bene. Si è scaricato. Non so se c'è il mana per il cannone. Ha il mana per il cannone. Io avrei pure la zap. Che potevo pure tirare. Perché frizzavo un secondo. Avrei fatto almeno 3 danni con quella zap. Però pensavo mettesse delle truppette dopo. Allora mi sono un attimo fermato. Rimasto nel mio. Paradossalmente è più difficile questa che è il livello 8. Che quella di prima. Praticamente c'aveva 100 miliardi di livelli più di me. La fireball sempre clean. Le spelle a questo punto l'abbiamo fatte. Ci serve il cannone all'8 e il moschettiere all'8. Per quanto riguarda invece scheletrini e zappino, possiamo rimanere abbastanza umili. Non abbiamo nessuna fretta. Poi dopo partiremo con le restanti carte. Piano piano a livello 10. Io qui mettere una bella valca davanti. Che se prende il danno salviamo il moschettiere. Possiamo costringerlo a mettere il cannone. Esatto, il moschettiere va sul cannone. Metterà sicuramente il Packard. Domatore, peccato che non mi passa. Ma il moschettiere potrebbe fare il suo. La zappa è buona perché ferma. Lui c'ha il draghetto, un ottimo draghetto. Metto il cannone e gli scheletrini me li tengo per togliere il suo barile. Ma ho il mana per mettere. Non è stato male lui con questo barile, sono sincero. Il draghetto va sulla destra. Se voi copiate le mie mosse, belli miei, non vi potete sbagliare. Ottima la fireball. Buona la Valk che devia il tutto. Buono lo zappino che frizza. Non ci tiro neanche la zappa perché tanto non avrei fatto nessun danno in più. Lui cambia giustamente la lane, mi sembra più che ovvio, perché è andato dove ha fatto più danni. Tira una fireball per fermare arcerini e peccone. Questo non gioca male, ragazzi, non gioca male. Melgrax con il deck giusto, tra l'altro mi sfogo mentre nell'account principale mi tocca fare le scelte e mi manca un sacco il domatore. Calmi, ragazzi, potrebbe recuperarla se mette un draghetto fatto bene. Valchiria davanti, buonissime quelle frecce. Vado col domatore, lo prendiamo un attimo in controtempo e sicuramente fireball sulla parte destra. Non so se riuscirà a mettere il cannone, ci riesce. Stavolta la zappa però è fondamentale. 1 e 2. Era un buonissimo player. Vi faccio vedere che questo qua non è un bot. Quello di prima era un bot. Buone le 4 corone. Soglia del pass portata a casa. Fatemi vedere. Esatto, siamo alla soglia. Tanto se ritira col pass poi dopo punteremo alla 33esima. Maestria per noi, molto bene. Baulozzo che prendiamo tra pochissimo. Andiamo a vedere High School. Player da 161 vittorie. Normalissimo, 61 carte su 108. Mentre Guillermo 836 win. Mi sembra tante. È un bot secondo me nuovo, non è un bot datato con infinite win che ci capitano molto spesso. Next partita, puntiamo ai jolly rari. Attenzione, ha faticato per trovarci il match, ma questo è un player che gioca a livello 8, secondo me ci metterà in difficoltà. Di solito non si parte mai con il moschettiere, ma in questo caso ci parto perché c'ha il peccone al 9, la valchiria. Attenzione, devo tirare la fireball sicuramente di livello 9. Se riuscissi a... volevo concatenare con lo zappino. Draghetto, attenzione.
Mi sono sbagliato, volevo tirare. Raga, fermi, che è brutta qui la situa, eh. Fermi, ragazzi, è brutta la situa. Ho difeso malissimo. La partita è difficile. Molto difficile. Non ho beccato un player scarso. Ha pushato bene. Io mi sono incartato. Volevo mettere lo zappino. Non ha connesso. La zap più veloce della storia. Vabbè, faccio doppio danno. E poi la Valk. Dovrò fermarla con, per forza, la mia Valk. Perché le mie torri sono di livello 7. E non riesco a Aia, ragazzi. Ok, la situazione è molto molto critica. Perché il Grax sì, è il cannone, ma con una speronata lui me lo toglie. Allora, fermi. Perché più andate avanti, più il peduskip si intensifica. Carta epica livello 11. Mi sta prendendo le torri al 7, come è giusto che sia. La vedo molto difficile, ma non impossibile. In un minuto 18 devo sradicare quella torre nel miglior modo possibile. Lui è un deck molto lento che posso raggirare con il mio domatore. Potevo anche evitare di mettere la zap, Grax, soliti problemi di testa. Ok, quella Valchiria è perfetta. Però ho perso il moschettiere. Ho perso il moschettiere e lui mi sta massacrando la torre centrale. Che potrebbe essere una cosa positiva. Te prego, mettimi non il pecca ma il mago. E ha messo il pecca. E io faccio solo un danno. 44 secondi, serviva un altro danno. Cioè, lui sta cercando di prendermi la torre centrale, che è errata come scelta potenzialmente. Perché lui zappa in maniera sicuramente sbagliata. Valchiria che mi serve per tenere tutto quanto il più lontano possibile. Doppio moschettiere che mi serve per togliere il pecca velocemente. E con la zap non dovrei perdere. Ti devo dire, non riesco, ragazzi. Va bene anche la torre a 400. L'importante è che prendo l'altra torre. Però mi ha pushato, raga. Considerate, non so neanche se riesco a fare la torre. L'ho fatta, 3-1. Mamma mia, i livelli si sentono, raga, neanche poco. Però ce la stavamo giocando, colpa mia che l'ho sottovalutata. Palesemente colpa mia. E poi il bello, mi so pure mangiato il baule, quindi devo fare pure un'altra partita. Sono un pollastro. La facciamo e poi dopo sistemiamo tutto. Principe all'11, principe all'11. Cioè, le mie torri, nel senso, neanche riuscivano a scalfirlo. Nulla, una cosa potentissima. Pecca. Mazza quanti pecca. La partita prima potevo pure recuperarla. Se la giocavo bene, la potevo pure recuperare. Però mi sono fatto pushare troppo nella situazione dove sono andato a mettere per errore lo zappino, cose mistiche, occhio a quei goblin. Hanno fatto mezza torre, ragazzi, i goblin. Mamma mia, livelli. Dobbiamo sbrigarci. Ma senza il negozio stagionale non sarebbe mai stato possibile. Sarebbe stata una cosa imbarazzante. Intanto domatore top sulla torre. Un'altra hit. Domatore full life che potrà tirare doppio danno. Ne faccio solo uno. 1800 a 1400. È brasiliano. Sta a coppe basse. Non c'è il gran cavaliere. Mi state dicendo che stanno uscendo fuori un sacco di pecca. E allora, per counterare questo meta, si potrebbe inserire una carta scaccomatto, ovvero la torre infernale, che in combo con la zap magari va a togliere pipistrelli che ti mettono al ponte e potrebbe workare la situation, no? Questa è un'ottima zappata, questo è un ottimo salvataggio per il moschettiere e dagli con a zap. Se pulisce c'ho un moschettiere full life, lui deve difendere, metterà sicuramente o la torre infernale o qualcosa di bello drastico. La partita è vinta con quella difesa, non se l'aspettava, volevi 795, però ancora siamo in discussione. Mi serve la fireball per togliere il suo barile, che lo mette in ritardo, quindi basteranno semplicemente gli scheletrini. Prendo solo una hit e siamo contenti. Domatore, c'ho la torre infernale, c'ho la zap. Ricordatelo, Grax, io non sono più abituato a zappare la torre infernale, perché quando vai con il log fai molto poco. Se carico forte potrei fare addirittura tripla torre. Vediamo se con la fireball manda avanti un capellino la situazione. Con la zap faccio dei danni importanti. 2400, sto facendo come faceva l'avversario, quindi rischio di fargli riaprire la partita. Il cannone ce l'abbiamo, moschettiere posizionato, zappino pesante, fireball molto pesante, zap molto perfetta. Tengo tutto lì. Difesa esemplare che dovevo fare prima, invece mi sono trovato totalmente scoperto da quel principe. Mi ha ucciso la vita. Pusho la parte di destra. Stavolta mossa elusiva da parte del Grax. Se il domatore fa il suo,
Insomma, 5 secondi. Che sfiga. 4 corone. Che sommata a quella di prima ci abbiamo il baule. Il baule del pass, no, del pass, della scalata. E sistemiamo l'account. Più 26, non mi dici che me l'ha scriptata. Te prego, non me lo dire. Siamo over 3100. Ho fatto male i conti, ok. Maestria degli scheletrini. Carte pure per loro. No, ce ne abbiamo pochi. Potevamo pure potenziarli. Vi dicevo, il cannone è assolutamente da fare. Se prendiamo prima le carte del moschettiere, se fa il moschettiere. Valchiria, scheletrini e zappino sono gli ultimi da portare a livello 9 per avere un bel deck abbastanza bilanciato. Baulozzo, dammi almeno i cannoni. E niente, l'ho skippato velocemente, non ci ha dato niente. Baule cangiante. Qui faccio gli skip e voglio prendere qualcosa che mi serve. Barbari scelti sicuramente li cambio. Mega scherro sicuramente lo cambio. Bariletto barbarico me lo tengo. Quindi partiamo con le comuni. Aspettate la zappa, la tengo. Vediamo se riesco a prendere qualcosa che mi serve. Anche il golem del ghiaccio non sarebbe male. Mini peccano bueno. Valchiria, mi accontento. Un ottimo baule, so contento. Questa è la situazione del deck. Ho qualche jolly da mettere? No, solamente il libro delle carte comuni. Che aspettiamo, magari riusciamo a farci qualche potenziamento tipo all'11, al 12. Cioè spingere forte una zappa a livello 12-13 ti dà un valore eccezionale. Io vi chiedo un like per altri contenuti su Grax CS. Continueremo la scalata, magari in live. Quindi iscrivetevi e campanella per non perdere le live. Mi porterò avanti anche con i punti dello shop. Non vi preoccupate, a 35.000 ci arriviamo. Magari proprio con le sfide che metteranno nel fine settimana. Il torneo al momento i punti non li dà. Codice Grax alla fine dello shop. E vi ricordo, domenica ci becchiamo a Terni. Un bacio per tutti quelli che non possono venire. Seguitemi su Instagram perché metterò delle storie. Ciao!